Continueremos con el Salmo 119, que lo stiamo approfondendo. È sempre un piacere dare la priorità alla parola, che è lo unico che rimane in eterno, lo unico che porteremo per l'eternità sempre sarà la parola di Dio dentro di noi. Dice il Salmo 119, versetto 41. Dice: mi raggiungano le tue misericordie, o Eterno, e la tua salvezza secondo la tua parola. Così potrò rispondere a colui che mi oltraggia, perché confido nella tua parola. Non togliere completamente della mia bocca la parola della verità, perché io spero nei tuoi decreti. Così osserverò la tua legge del continuo. Per sempre camminerò nella libertà, perché ricerco i tuoi comandamenti. Abbiamo visto la settimana scorsa come il salmista dice: mi raggiungano le tue misericordie, o Eterno, e la tua salvezza secondo la tua parola. Significa che è l'unico modo, vero e reale per avere le misericordie del Signore e la salvezza sarà sempre secondo la sua parola. Cioè, non c'è un altro modo di poter essere perdonati, di avere la misericordia del Signore, se non è attraverso la parola. Cioè, noi dobbiamo, la parola di Dio deve essere trovata in noi. Gesù ha detto: se voi rimanete in me e la mia parola rimane in voi. Sì? Se non basta soltanto avere la fede in Gesù, ci vuole anche avere la parola dentro di noi. Come tanta gente crede, e perché assistono a una comunità o sono persone di fede, credono che Dio deve avere misericordia, semplicemente perché loro credono in Dio, sì? O perché fanno buone opere, sì? Se possono guadagnare la salvezza. Però questo non ti sta dicendo che siano le misericordie, che la salvezza possano venire alla sua vita in relazione alla parola, perché il nostro collegamento col cielo è la parola, non è la congregazione è il risultato, sì? Perché uno si può congregare e finire all'inferno, si capisce? Cioè, il fatto di che uno si congrega, sì? Non è sufficiente. Ci vuole la parola dentro di noi. Allora, per questo uno viene alla congregazione, per trovare la scrittura, che tra l'altro non la possiamo soltanto mangiare nella congregazione. Nella congregazione magari viene rafforzata, approfondita, poco a poco, sì? Però noi a casa, sì, da domani, che iniziamo la settimana, tutta la settimana dovremo fare un percorso della parola e poi arrivare la domenica a mangiare più, diciamo, più solido, più abbondante. Però noi dobbiamo, ecco, creare questo abito per la parola, sì? E, ecco, l'apostolo Paolo diceva: non vivo più io, Cristo vive in me. ¿Sí? Para mí el vivir es Cristo y el morir es guadaño más. ¿Qué entendía Lide? Si ya Cristo en realidad no se trovaba en esta nuestra dimensión en tiempo y espacio, ya Cristo había salido en gloria, y cuando él lo ha visto, Pablo lo ha visto en visiones. Ha visto una visione gloriosa, sì? E poi non l'ha visto più, sì?
¿qué significa que Cristo vive en mí? En realidad lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la palabra de Dios debe de morar en mí. Cristo, dice Giovanni 1.1, que él es la palabra. ¿Sí? Y la palabra se ha hecho carne. ¿Sí? Habitando fra di noi per un tempo, poi tornando alla gloria. Ma è la parola ciò che deve rimanere in noi. Quando uno dice Cristo salva, sì, lo abbiamo sentito, no? Cristo salva. Come? Come ti salva? Come ti salva? Perché uno può dire sì, Cristo salva, salva, salva e liberta, alleluia. E non vive nella salvezza. Come? Come Cristo salva? Come ti salva Cristo? La domanda è, come ti salva Cristo? In realtà ti salva la parola. La parola ti salva. Ora, se la parola non è in te, Cristo non c'è. Ossia, Cristo può essere nella tua bocca. Sì? Cristo può essere nella tua mente. Può essere nella tua tradizione, può essere nei tuoi pensieri, sì? Cristo, magari qualcuno a Cristo lo cerca nel crocifisso, o lo trova in una statua, le fa il segnale, lo bacia, non lo so. Magari qualcuno lo trova a Cristo al Natale, nel bambinello, no? Nel pupazzetto quello di polietileno, non so che di legno, di gomma, non so di come lo fanno il pupazzetto quello là, il bambinello, e la gente lo bacia e dice, ah, ho baciato Cristo, no? Però no, quello non è Cristo. Cristo non è un bambinello, è meno di plastica o di legno. No, assolutamente no. Cristo è spirito. Gesù ha detto i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Sì? Spirito, sì? E verità. E adesso vedremo il fatto della verità che è molto importante. Verità lo abbiamo visto in ebraico, è la parola emet, è verità. Sì? Gesù ha detto Padre, santificali nella tua verità, Giovanni 17:17. La tua parola è verità. Se noi è come che sempre la stessa scrittura ci riporta, sì? Alla stessa parola, a Cristo, però la parola, non come Cristo fisico. C'è Cristo, per esempio, una parla della luce, però io non posso dire, ah, che bella questa menorà che ci dona la luce, ma questo è un elemento di bronzo. È un elemento di bronzo che qualcuno se lo potrebbe rubare, come hanno fatto i romani, sì? Con l'invasione a Gerusalemme, che si sono portati la menorà, se la sono portate. Ora, Israele non è rimasto senza luce, perché la luce viene della parola, anche senza la menorà, per fare un esempio. Perché non può essere fisico. Ora, le cose fisiche in un aspetto ci aiutano un pochettino a comprendere ciò che non è fisico, però in realtà abbiamo bisogno di fede. Gesù le diceva a Tommaso, adesso perché mi vedi e mi tocchi, credi? Beati piuttosto coloro che credono senza vedere. E questa è la vera fede, credere senza le cose materiali. Allora, come ci colleghiamo noi al cielo? Sì? Attraverso la scrittura. E poi ci aiuta lo spirito. Per questo quel versetto 41 il Samita sta chiedendo, sì? Misericordia e salvezza, ma secondo la parola. Perché uno potrebbe abbracciare una falsa speranza di misericordia e di salvezza, pensando che perché è devoto al patrono o alla Santa Agata, a quello che sia, già Dio ti deve benedire.
Ya cuando tú le quedas al Padre, ya Dios te debe porque tú, pero el santo, para la santa, la patrona, bueno que sea, la madona, bueno que sea, hay participato, que Dios te debe bendecir. Pero cuál es una falsa esperanza. ¿Sí? Donde el salmista está diciendo, vuélvele tu misericordia y dame la tu salveza más de acuerdo a la palabra, yo que he escrito, yo que tú he dicho. Me capisce. Y el problema que noi abbiamo qua en Italia es que el país se ha abrachado al cristianismo, en el senso, ha abrachado el cristianismo, pero que no es un cristianismo escritural. Se cuando tú parles con qualcuno, dice: no, pero aspetta, noi non è che siamo budisti, noi non siamo animisti. Noi non siamo musulmani, noi siamo cristiani. Perciò come non credere nel Signore Gesù? Sì, però Gesù viene a fare parte di tante credenze, dove alla testa viene la regina, perdono, la madre. Sì? E poi viene il figlio, poi vengono i santi, gli apostoli, San Francesco. Padre Pio, tutti, si fa un elenco così, i papi, tutti, i santuzzi che trovi, dispersi tutti i beati, tutta una cosa proprio che è una Macedonia. Sì? Il punto è dire: ok, perfetto, tu sei cristiano, io non sono, non ti dico che non lo sei, però devi appoggiare la tua credenza sullo scritto sacro, sulla parola e non su una tradizione. Per questo dico, è molto difficile quando la persona crede che già è cristiano, quando la persona già crede che ha fatto abbastanza per fare parte, però quando non è per ciò che tu fai, ma è per ciò che tu credi e che poi fai con il risultato. Pero de ciò che credi sulla base della parola. Leggi la Bibbia, leggiamo la Bibbia, e se non la comprendiamo bene, cerchiamo di chiedere aiuto allo Spirito Santo, che è il Paracleto che ci aiuta a capire la scrittura. Poi dice il versetto 42, così potrò rispondere a colui che mi oltraggia, perché confido nella tua parola. ¿Sí? Como que la scrittura diventa per noi uno scudo, una protezione. Poi dice: non togliere completamente della mia bocca la parola della verità, perché io spero nei tuoi decreti. E questo versetto mi piace molto, è molto interessante, perché parla della parola della verità. Sì? Io voglio fare vedere un versetto fra poco. Dice: non togliere completamente dalla mia bocca la parola della verità. Significa che la parola dipende de chi la porta, perché la parola può essere verità o può essere bugia. No, uno dice: no, aspetta, la parola sempre è verità. Questo siamo d'accordo, che la parola è verità, però non stiamo parlando della parola, stiamo parlando di chi la porta, chi la dice. Sì? Ora vi faccio vedere, non vi allontanate troppo di qua, lasciate un segnalibro o qualcosa. E accompagnatemi sempre a Prima Re, questo che abbiamo visto oggi nell'offerta. Prima Re 17:24, dove questa vedova dice, Prima Re, capitolo 17, Prima Re 17:24, allora la donna dice a Elia: ora riconosco che tu sei un uomo di Dio e che la parola dell'Eterno, sì? Sulla tua bocca è verità. Significava che
questa donna, questa vedova, riconosceva che la parola che diceva Elia, sì, era la vera parola di Dio. Perché? Perché si è manifestato ciò che Elia ha detto. Lo rileggiamo. Prima Re 17:24. Allora la donna dice ad Elia: ora riconosco che tu sei un uomo di Dio e che la parola dell'Eterno sulla tua bocca è verità. Ma era verità nella bocca di Elia. Sì? Sicuramente avrete letto quella storia del re Acab, che aveva dei profeti, e tutti i profeti le profetizzavano una vittoria contro i nemici, però erano bugie, era uno spirito di menzogna che parlava attraverso tutti quei profeti. Perciò loro parlavano: così dice il Signore, così dice l'Eterno, vai e tu vincerai i tuoi nemici. Veniva uno, si è fatto delle corna, sì? Dice: con queste corna tu sconfiggerai i tuoi nemici, i nemici li riducerai a nulla. E parlavano, e profetizzavano, e facevano tutto un teatro, però era menzogna. Però dicevano: l'Eterno dice, l'Eterno, il Dio di Israele, dice, vai, perché io ti do le bugie. E erano profeti. Significa che non tutti coloro che dicono nel nome del Signore, così dice la parola, quella è parola di verità. Non tutti portano la parola di verità. Invece nella bocca di Elia la parola dell'Eterno era parola, sì, di verità, sì, è che la parola dell'Eterno sulla tua bocca è verità, perché Elia rappresentava il Signore. Per questo dico, ecco, chiunque può parlare di parte del Signore, dire la Scrittura dice, però bisogna vedere se corrisponde con la verità. Allora, Satana, il diavolo, quando ha tentato Gesù, ha fatto riferimento alla parola, però quella parola non era verità nella sua bocca, perché era parte della verità, era una parola ritagliata. Si capisce? Quando ci sono tante sette che hanno delle Bibbie che sono proprio, gli hanno messo troppo le mani, che sono delle versioni proprio che ti portano lontano dell'ispirazione, loro parlano, però non è parola di verità, fanno riferimento alle Scritture, però ti portano dove vogliono loro. Per esempio, no, sì, Gesù fu un figlio di Dio, Gesù non è Dio, Gesù non è salvatore di nessuno, dicono i testimoni di Geova, per esempio. Ah, lo Spirito Santo, lo Spirito Santo è una forza attiva, c'è come un'energia, come un fumo, come una luce, quando la Scrittura dice che è una persona. Entonces, loro, sì, la parola, sì, non è parola di verità. Entonces, lo che noi dobbiamo fare è ecco, mangiare la parola e che la parola diventi, si faccia carne in noi. Allora la parola sarà parola di verità nella nostra bocca. È ciò che sta dicendo qua il salmista, nel versetto 43. Non togliere completamente dalla mia bocca la parola della verità, perché io spero nei tuoi decreti. Cioè, c'è la parola, uno lo legge, però la parola può essere informazione, può essere cultura, gente che è curiosa, che le piace studiare, dicono, leggiamo la Bibbia, vediamo che troviamo, la storia del re Salomone, le cose che aveva, l'influenza che ha avuto, e sono curiosi, sì? Dicono, sì, il re Salomone, sono filosofi. Sì. Y hablan la Escritura como una fuente histórica. Ah, sí, Jesús de Nazaret, que ha fatto, pero es una cosa histórica. O sea,
che non è la parola di Dio nella bocca. Sì? Versetto 44 dice: così conserverò la tua legge del continuo per sempre. Io, noi dobbiamo osservare la parola. Sì, noi dobbiamo osservare la parola, come dice il versetto 44, del continuo. La parola deve essere continua, permanente in noi. Non la possiamo leggere soltanto la domenica quando vogliamo al culto, portiamo la Bibbia al culto e la leggiamo i versetti. No, deve essere continuo, deve essere permanente. Sì? Caminerò, versetto 45 dice, caminerò nella libertà. Sì? Caminerò nella libertà perché ricerco i tuoi comandamenti. Come possiamo sperimentare la libertà? Vedete il versetto 45. Caminerò nella libertà perché, sì, lo dico io, perché voglio, perché mi piace, perché mi sento buono. No, perché ricerco i tuoi comandamenti. Sì? Caminerò nella libertà. Caminerò nella libertà perché ricerco i tuoi comandamenti. Significa che ricercare di continuo la parola, sì, ti fa vivere in un stato di libertà, in un stato di fede, di speranza. Gesù ha detto: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Sì? Se il Figlio di Dio vi liberta, sarete veramente liberi. Ora, è meraviglioso sapere che siamo peregrini, siamo stranieri, siamo di passaggio, sì? Che viviamo, che siamo nel mondo, però non facciamo parte del mondo, che abbiamo una speranza, che abbiamo una fonte di verità. Questo è importante. Sappiamo che il diavolo ha una caratteristica, tante caratteristiche, ma una dice che lui è il padre della menzogna. Sì? E lui è il principe, sì, di questo mondo. Dice l'apostolo Paolo che è il Dio minuscolo di questo secolo. Significa che lui inganna, anche lo dice Apocalisse, inganna il mondo intero. Significa che tutto il sistema mondo è un sistema bugiardo, dove ti fanno arrivare delle informazioni che a volte non sono vere, sì? Per giustificare certe cose. Sì? Perciò c'è un sistema, perché questa è la caratteristica del principe, dell'autorità dell'oscurità, sì, nel mondo, che crea tutto un sistema di falso, di bugia, falso, falso. Sì? Se voi avete letto l'Apocalisse, alla fine dell'Apocalisse, dice che quando il diavolo sarà liberato, dopo i mille anni che non sarà legato, dopo di essere liberato, dice che della bocca della bestia, del falso profeta e del dragone sono usciti delle rane, che sono spiriti demoniaci, che sono usciti per tutto il mondo a ingannare ai re per fare guerra contro Israele. Sì? E sono spiriti per ingannare. Perciò nel millennio non ci sarà inganno. Quando ti diranno una cosa, quella sarà vera. Se ti dicono: guarda, questa farina è farina biologica, sarà vero. Non come oggi, che magari tu compri delle cose e nemmeno sai che stai mangiando, che
ci sono tanti, lo abbiamo visto già. ONG. Sì, i prodotti geneticamente modificati, sì. Ah, che sono pericolosi perché sono incompatibili per la salute. Io vi dicevo che anche qua ci sono i pomodori, che sembrano di plastica. Sono dei pomodori qua nelle serre che noi compriamo di Vittoria, di Comiso, che sono bei pomodori, ma quando tu mangi la buccia, sì, sembra una gomma. Cioè, se tu ti mangi quello, come fa lo stomaco a digerire quella? Cioè, non è, ecco, organico. Sembra che non fosse organico. Sì? Tante cose che ti fanno crescere in fretta. Come è cattivo l'uomo, no? Avete visto le angurie quadrate? Noi le abbiamo visto, le angurie quadrate. Cioè, che mettono un molde, sì? E fanno crescere i semi lì, i semi d'anguria. E l'anguria, giustamente, che è rotonda, cresce, però poi quando si trova con i lati, già non si può sviluppare più. E quando esce quadrata, in Giappone l'hanno fatto angurie quadrate. E tu dici, che dobbiamo mangiare le angurie quadrate? Se le angurie non sono quadrate. Perché il piacere di fare un'anguria quadrata se l'anguria è rotonda, ovale? Un esempio, solo un esempio. Sì? O in Cina che ci sono polli con 8 gambe, perché alla gente le piace mangiare le gambe, sì? E ti fanno un pollo con 8 gambe. Però non è naturale. Sì? Perché? Per causa di questo spirito. Per questo dico, nel millennio ci saranno 1000 anni veramente di pace, di armonia, di giustizia. 1000 anni, soltanto 1000 anni. Poi sarà sciolto il diavolo. Un giorno. Sì? Sarà sciolto il diavolo per un tempo. Di nuovo il mondo tornerà alle guerre, sì, all'ingiustizia. E poi nell'ultima battaglia, saranno gettati la falso profeta, il dragone, sì, e la bestia al lago di stagno e solfo, e anche la morte, dice, che questo è il top per noi esseri umani, che la morte sia distrutta, è il top, è il massimo. Non c'è un'azione più grande di giustizia del creatore che fare morire la morte. Wow. Morire la morte, perché la morte produce morte. Morte fisica, però la peggior morte che c'è è la morte spirituale. Qual è la peggiore di tutte? La seconda morte. Terribile. Sì? Anche se noi passeremo per la valle della morte, per una questione biologica, fisica, sì? Noi abbiamo la vita eterna. Sì? Perciò noi non morirà la nostra anima. Però chi non è salvato, l'anima morirà. Sì? Ora, la scrittura ci promette, e per questo noi abbiamo fede e speranza, che un giorno la morte sarà distrutta. Per questo dice l'Apostolo Paolo in Corinzi che l'ultimo nemico in essere sconfitto sarà la morte. Sì? Terribile. E questo è molto interessante perché se voi leggete la Genesi, che voi non l'avete letto già, che dice in Romani che per il peccato è entrata la morte, cioè la morte è entrata come risultato del peccato, e il peccato è entrato a motivo di Adamo. Adamo ha aperto la porta al peccato, e il peccato, sì, ha fatto entrare l'entità più terribile, che è l'antitesi. La morte è l'antitesi di Dio, e è più grande del diavolo la morte. Se il diavolo non è lo più grande è la morte, perché dice che per il peccato è entrato la morte. Cioè la morte è l'ultimo nemico.
el più grande enemigo. Ahora, de dove puntata la morte no lo sappiamo. Pero la morte non è buona. In Messico c'è il culto a Santa Morte. Bueno, qua in Italia se parla della buona morte anche. C'è uno che dice, ma quale buona morte? Se la morte non può essere buona, la buona morte. Quando fanno in Spagna, per esempio, le processioni patronali del Cristo che è morto dalla buona morte, come dicendo alla fine la morte. Però la scrittura dice che la morte non ha potuto fermare a Cristo. Però la Chiesa Cattolica insegna che sì. Però non importa, non interessa ciò che dice la scrittura. Ora, questa entità è terribile. È terribile. Ah, e dicevo, in Messico c'è il culto alla morte, è Santa Morte, è la rappresentazione della vestitura della Madonna, la Madonna che uno conosce qua, le veste così in triangolo, sì? Ma invece di mettere la figura di una bambolina, di una bella, una signora, una ragazza carina, tenera, come rappresentano la Madonna, è la morte. E ha milioni, centinaia di migliaia in Messico di adetti, sì? E le fanno le processioni come se fosse la Madonna, le fanno i voti, poi si presentano i bambini in Messico, sì? E a una le hanno chiesto, perché tu fai, hai questa, no, dice, perché io la morte la voglio di amica, no di nemica, così quando il giorno che morirò almeno non soffrirò. Pero es un espíritu terrible, terrible, que es lo opuesto a la vida eterna. ¿Sí? Si vos vedete Israel como Estado, y noi credenti, molti de noi, una característica es la gioia, la alegreza, la esperanza, i colori, l'amore, son tutte características de Dio, che Dio è amore, Dio è luce, sì, Dio è misericordioso, e così poi diventiamo noi, piano piano, Signore ci trasforma, amorevoli, compassionevoli, sì, siamo trasformati. Per questo, che importante è la verità in noi. Un'ultima cosa che volevo dire a proposito della morte, io sono per esempio un appassionato delle Bibbie. A me piacciono tantissimo tanto la Bibbia, e mi piacciono tante le versioni. E tu conti uno che ti dice, guarda fratello, ho trovato questa versione, di questa fonte, di qua, di là. E allora io li cerco in Amazon, sì, li cerco in internet, no? E facendo una ricerca, vedo la schermata, una Bibbia. Era la Bibbia della morte. C'era la Bibbia, cioè, voi sapete che esiste la Bibbia satanica, c'è la Bibbia satanica che l'hanno fatto nel 66 un sacerdote satanista, c'è la Bibbia satanica e quello si parla, purtroppo c'è, però io non sapevo che c'era la Bibbia della Santa Morte e c'è l'immagine della morte, tutte le ossa, una cosa macabra, sì? Significa che questa entità è terribile, e lo mostravano lì nel santuario in Messico, che era una regina, era un'entità, una signora seduta in un trono con una corona, sì? Perciò questa entità è terribile, però la scrittura ci promette che l'ultimo nemico che sarà sconfitto sarà la morte, sì? E già noi siamo stati liberati dalla morte. Perché dove non c'è peccato, dice Corinzi, dove non c'è peccato, non c'è morte. Sia perché la paga del peccato è la morte. Dove non c'è peccato, la morte non ha diritto a prendersi niente. Sia, uno dice, guardate questo interessante. Che cosa porta un'anima all'inferno? Ah, qualcuno ti dirà, comportarsi male, i criminali, quelli che fanno cose terribili. Sì? Uccidono, truffano,
quel merita la morte. Sì? Però in realtà non è questo il punto. Lo che porta una persona, un'anima, il corpo no, perché il corpo alla fine poi si fa il funerale e ti fanno grande, ci sono persone che fanno grandi funerali con macchine lussose, sì? Grandi cerimonie ecclesiastiche e le fanno grandi onori, sì? E uno dice, bueno, questa fu una persona importante, sì? Ha fatto tanto, ha studiato tanto, ha avuto tanto, perciò sì, è una persona importante, umanamente, sì? E il punto è spiritualmente. Mi seguite? Lo che a un'anima la porta all'inferno non sono le azioni, perché in realtà umanamente nessuno è buono, anche se tu ti trovi una persona caritativa, un esempio, e una persona religiosa, praticante, pietosa, una persona apparentemente corretta. Se il peccato è dentro, sì? La persona quando muore, la morte reclama quell'anima a motivo del peccato. Per questo per noi è così importante Cristo, perché Cristo è l'agnello di Dio che toglie il peccato. Cioè, noi ci dobbiamo, credo che già ci abbiamo, per la fede, sbarazzati dal peccato, e non avendo già questa maledizione, avendo la vita eterna, sì? Noi non moriremo, non moriremo spiritualmente, perché può darsi che fisicamente uno muore, sì? Fisicamente. Il punto è che non muore l'anima. Perché il peccato crea separazione fra Dio e l'uomo. Però se Cristo ci ha tolto il peccato, sì? Ci ha dato la vita eterna, sì? Già abbiamo pace presso Dio, come dice la Scrittura, e quando il credente muore, la morte, perché non c'è peccato, non può chiedere il diritto di quell'anima. Se qua non è una questione di credere in Gesù, tutti credono in Gesù. Se tu parli qua, tutti credono in Gesù. Tutti. No, Gesù, il figlio di Dio, come no? Il punto è, il peccato ancora c'è in te o no? Non stiamo parlando delle azioni unicamente, ma stiamo parlando del peccato originale. Allora, sto finendo. La Chiesa ufficiale che cosa ha insegnato? E vedete come loro poi dovranno rendere conto. Che il battesimo dei neonati toglie il peccato originale. Significa il bambino, il neonato, che i genitori dei bravi cattolici, praticanti, lo portano alla parrocchia a fare tutta la cerimonia, il rito del battesimo, c'è quel bambino, perché i genitori lo hanno portato, già non hanno il peccato originale. Significa che già hanno la vita eterna, che già sono figli di Dio e che sono salvati, perché non hanno il peccato originale. Quelle anime andranno in paradiso, o al limite andranno in purgatorio. Signo di interrogazione, purgatorio? Cos'è il purgatorio? Vabbè, comunque. Però non è vero che il battesimo dei neonati toglie il peccato originale. Il peccato originale lo toglie Cristo. Infatti Giovanni Battista diceva, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Sì. Ok, continueremo, perché è molto interessante, per darle più valore e più importanza al fatto che Cristo ci ha chiamati, sì? E che la parola dimora in noi. Di questo si tratta. E così dobbiamo continuare. E alla fine noi sappiamo, dice la Scrittura, che il Padre darà a ognuno secondo le sue opere. Ma quello sarà una ricompensa. Mi seguite? Quello sarà una ricompensa. Ossia, la ricompensa verrà poi alla fine.
El punto juez no es tanto la recompensa. El punto juez es desembarazarse del pecado que porta muerte. Porque donde no hay pecado, hay vida eterna. He puesto versículo acá. ¿Sí? A fin que quiunque cree en el Filho no perezca. No perezca, mas haya vida eterna. ¿Sí? Perfecto. Señor, bendiga. Continuaremos la semana próxima. Mm.